Notiamo con piacere quindi che sia entrato al centro del dibattito politico uno dei nostri punti programmatici che abbiamo esposto anche durante la campagna elettorale, quindi quello dello stop al consumo di territorio. Ovviamente non riteniamo che sia merito tutto nostro, visto che sicuramente una campagna nazionale è stata lanciata anche su internet, che avete sicuramente seguito, proprio stop al consumo di territorio, e quindi è evidente che qualcosa riesce a passare appunto dai cittadini, dai comitati, delle associazioni all'interno poi del dibattito politico. Ci fa un po' strano, nel senso, ma accogliamo sempre con piacere che il Partito Democratico sia diventato adesso uno strenuo difensore appunto del territorio, visto che io ricordo che proprio in provincia di Torino, visto che c'è la moda degli osservatori, è stato lanciato dal presidente Saitta un osservatorio sul consumo di suolo che aveva portato appunto come dati alla ribalta come in provincia di Torino sia stato consumato una quantità di suolo negli ultimi 10 anni pari a quello della città di Torino stessa, quindi una cifra spaventosa. E non contenti, però le linee programmatiche, non solo del Partito Democratico ma anche quelle del governo nazionale, quindi dell'altro colore, procedono a pesantemente infrastrutturare e costruire nella nostra provincia. Quindi sinceramente io sono un po' così stupito, però accolgo, ripeto, con piacere questa nuova tendenza del Partito Democratico. E sottolineo appunto che non solo i pannelli fotovoltaici sono un problema, in quanto ricordiamo che al momento l'affitto di un terreno per posare pannelli fotovoltaici rende 3 volte tanto l'affitto di un terreno ad uso agricolo, quindi è un problema proprio economico, e ritorniamo quindi al discorso anche dell'incentivazione delle energie rinnovabili. E il problema è anche delle costruzioni in sé. E ricordo e chiudo che appunto nel comma 3 dell'emendamento c'è scritto che potranno essere consentite queste variazioni di destinazione d'uso solo in caso di prevalente interesse collettivo. E io qui ricordo che ad esempio il caso di Mediapolis, nel senso il parco mediatico che dovrebbe essere vicino a Ivrea, al rione di Ivrea, che è stato autorizzato come interesse pubblico collettivo. Ora, io, visto che tra l'altro non c'era neanche un piano industriale, neanche un piano di occupazione, chiedo appunto che poi il prevalente interesse collettivo sia veramente analizzato in modo serio e concreto, secondo tutti i crismi, secondo tutti i punti di vista, se no lo valuteremo come blando questa dicitura appunto di prevalente interesse collettivo. Grazie. Prendo la parola per fatto personale, se posso usare questo termine, dopo le parole del consigliere Bono. Voglio spiegare a Bono che come i calciatori si esprimono con i gol, i magistrati con le sentenze, i politici anche si esprimono con i fatti, con quello che realizzano, con quello che sono stati capaci di realizzare nei territori nei quali hanno amministrato. E dato che Bono, per la sua giovane età, non ha avuto ancora il tempo di far capire a tutti noi qual è il suo valore, qual è la forza anche delle sue proposte, io non gli permetto di dire che il Partito Democratico distrugge il territorio. Lo faccio per una questione personale, perché quando ero sindaco a Rivoli ho approvato un piano regolatore che non ha trasformato un metro quadrato di terreno agricolo in residenziale, che ha tolto il terreno residenziale dalla collina morenica trasformandolo in parco, che quel governo regionale dei 5 anni precedenti ha investito soprattutto nelle energie rinnovabili, in un settore nel quale anche lui crede gran parte delle sue risorse economiche e anche delle sue energie. Io credo che dovrebbe essere più prudente nelle sue dichiarazioni. Ho scoperto ieri che l'approvazione della legge sul TFR, che è stato dimezzato, è figlio del lavoro, è frutto del lavoro che ha fatto il movimento di Grillo e non della delibera che invece il Partito Democratico, sposato poi dal centrodestra, si è realizzato. Io credo, e concludo nei 2 minuti che ho a disposizione, che un po' di attenzione e un po' di rispetto per la storia di molti consiglieri regionali che in fatto di onestà, di serietà, di attenzione per l'ambiente, qui non hanno niente da imparare da nessuno, anche al consigliere Bono, non farebbe male.
L'altra cosa veloce che volevo dire è un invito, è successo già alcune volte, abbiamo fatto finta di niente, però credo che sia ormai inaccettabile continuare su questa strada. Un invito veramente senza polemiche alla Presidente Bono di essere, perché se uno vuole essere diverso deve anche avere la capacità di distinguere. Allora lo invitiamo a non fare, a non generalizzare. Qui ci sono persone che fanno politica da tantissimo tempo e la nostra storia parla per noi, lo ha detto il collega Taricco. Molti di noi sono firmatari e fondatori, ad esempio per quello che mi riguarda, ad Asti, del movimento dello stop al consumo del territorio. E ho invitato con un ordine del giorno tutti i sindaci dell'Astigiano a fare come Cassinetta Lugagnano e quindi di adottare un sistema di stop al consumo del territorio. Sono tra i firmatari della dichiarazione di interesse pubblico per il paesaggio astigiano, quindi non abbiamo bisogno di fare l'elenco di tutte le cose che facciamo o che abbiamo fatto in questi anni, però non vorremmo essere continuamente attaccati in modo così generico e scorretto da parte di un collega. Noi con lei non lo facciamo. Io sinceramente non so perché i colleghi si preoccupano delle dichiarazioni del collega Bono, credo sia un aspetto più legato a tentativi di alleanza futura politica che non altro, cioè quando una persona dice una cosa non vera con la saccenza o la verginità di chi, perché è arrivato per ultimo, può dire qualunque cosa, sinceramente mi preoccupa, perché la storia personale di ognuno di noi lo dimostra. Ma questo voglio dire, anche il collega Bono e il Movimento 5 Stelle che avranno un pezzo di storia, perché quando gli toccherà di governare andranno a governare, lì misureremo le loro capacità. Ma io sono un po' sorpreso dall'atteggiamento di alcuni consiglieri del Partito Democratico, ma non ho richiesto parola per fatto personale, ex articolo 68 del regolamento, ma perché non mi sembrava il caso. Diciamo che noi semplicemente abbiamo fatto un'analisi, anche spicciola, semplicemente, di quello che è la situazione delle amministrazioni sia comunali, degli enti locali, che quanto detto prima della provincia, se non che anche della regione, che è stata appunto amministrata finora dal Partito Democratico, o meglio, perdonatemi, dalla coalizione di centrosinistra. Quindi se ci smentiranno sui fatti, benissimo, io sarò contento di essere smentito, però non è adesso l'oggetto del dibattito. Tra l'altro voglio rispondere anche in merito un attimo al consigliere Boeti, perché diciamo che proprio su Rivoli caschiamo male, perché il nostro unico consigliere che abbiamo comunale in Piemonte è proprio di Rivoli, quindi abbiamo sicuramente il polso della situazione in quella città e non ci risulta che sia stata granché risparmiata a livello di cementificazione. Quindi non mi interrompa, consigliere Boetti, ho diritto a 2 minuti, grazie. E ci risulta infatti che il programma ci risulta infatti che nel programma del sindaco di Sì c'era la tutela della collina morenica, tutela che ovviamente verrà attuata con il attraversamento della linea ad alta velocità, ad alta capacità. E ne potrei fare altri esempi, ma appunto non voglio dilungarmi. E quindi sicuramente noi diciamo che comunque l'emendamento, che appunto l'analisi fatta dall'assessore Cavallera, sicuramente analisi puntuale, probabilmente potrà essere impugnata, bocciata, eccetera, però ci sembra anche a noi che pur con le riserve che ho detto prima, possa essere un emendamento di indirizzo politico e quindi utile poi a un dibattito successivo all'interno delle commissioni dell'Aula, e quindi daremo comunque un giudizio positivo con riserva. Grazie.